Eccoci qui ragazzi in un nuovo video. Allora, in questo video andremo a parlare dei tre principali eventi a cui prestare particolare attenzione nel prossimo periodo. Eventi che potrebbero avere un impatto sui mercati sia tradizionali ma anche e soprattutto sul mercato delle cripto nel 2024. Entreremo nel dettaglio di questi eventi e quali sono. Allora, innanzitutto il primo evento che probabilmente è anche potenzialmente il più vicino, la potenziale appunto approvazione dell'ETF di Bitcoin. Un secondo evento che potrebbe avere un certo impatto sui mercati, anche in questo caso principalmente il mercato delle cripto, è l'halving di Bitcoin. E l'ultimo evento che probabilmente potrebbe essere anche quello più impattante in termini di capitalizzazione dei mercati in linea generale, è l'abbassamento e il taglio dei tassi di interesse. Infatti questo è un evento che non solo potrebbe impattare il mercato delle cripto, ma potrebbe anzi probabilmente impattare anche e soprattutto i mercati tradizionali. Quindi direi di non perdere più neanche un minuto ed entriamo subito più nello specifico. Come al solito ragazzi, se vi piacciono queste tipologie di contenuti non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Allora, partiamo con il primo potenziale evento, che è anche quello che sarebbe più vicino, quindi l'approvazione dell'ETF di Bitcoin da parte della SEC, l'ETF ovviamente di BlackRock. Quando è uscita fuori qualche mese fa la notizia che BlackRock stava preparando la domanda per l'approvazione dell'ETF, ovviamente da situazione incerta sui mercati, soprattutto sul mercato delle cripto, è cambiata completamente, siamo diventati turbo bullish. Rimango ovviamente ancora dell'idea che questa sia una notizia più che bullish per Bitcoin e per il mondo delle cripto. Dall'altro lato, il fatto che io pensi che questa sia una notizia bullish non significa necessariamente nel breve termine. Infatti io all'opposto penso che questa sia una notizia bullish nel medio e lungo termine. Infatti vedo molto hype per questo evento, ovviamente anche senso che ci sia hype, ma personalmente non sono così sicuro che nel momento in cui fosse effettivamente approvato l'ETF, e voci di corridoio parlano dei primi di gennaio, ecco, non sono così convinto che da lì si salirà e basta. Ecco, non mi stupirei di vedere un pump alla notizia, ma non mi stupirei neanche di vedere successivamente nel breve termine una correzione di Bitcoin. Quindi il cosiddetto buy the rumor and sell the news. Quindi che cosa significa? Compra quando la notizia non è ancora uscita, ma quando la notizia esce, a quel punto vendi. Potrei anche sbagliarmi da lì, come dicono molti, potremmo salire e basta, ma secondo me invece potrebbe crearsi una buona opportunità, ovviamente di accumulo, perché come vedremo tra un attimo rimango comunque bullish, almeno nella prima metà del 2024, se non anche di più. Quindi staremo a vedere quello che succederà al momento in cui questo evento dovesse concretizzarsi. Ripeto ancora una volta, se questo evento dovesse concretizzarsi sono bullish nel medio e lungo termine, nel breve penso che potrebbe esserci un'opportunità di accumulo. Secondo evento molto importante, halving di Bitcoin. In questo caso, se andiamo a vedere i dati passati, che cosa notiamo? Notiamo che storicamente nel periodo dei precedenti halving di Bitcoin abbiamo visto una continuazione, un rally nel periodo precedente all'halving, per poi vedere poco prima dell'halving e nel periodo stesso dell'halving una correzione del prezzo di Bitcoin. Sempre dati alla mano, storicamente nel periodo successivo, i mesi successivi all'halving, quella è sempre stata una buona opportunità di accumulo, perché abbiamo visto successivamente dei bull market. Detto questo, come al solito ricordo che dati passati non significa che degli eventi futuri andranno necessariamente a concretizzarsi in ugual modo. Tra un attimo ci arriviamo, però appunto anche questo potrebbe essere potenzialmente un buon periodo per cercare di posizionarsi nel momento in cui dovessimo vedere delle correzioni. Quindi ripeto ancora una volta, le correzioni, almeno per quella che è la mia strategia, saranno delle opportunità di accumulo. Tra un attimo andiamo a vedere il discorso tassi di interesse, che è ben più complicato, ma per quanto riguarda l'accumulo ci sono ovviamente diversi modi per accumulare Bitcoin e per accumulare cripto. Uno può decidere di affidarsi direttamente agli exchange, ai wallet come MetaMask, eccetera. Oppure, in questo caso, si può anche direttamente acquistare su piattaforme come quella di Trade Republic. E in questo caso, ovviamente come al solito per correttezza, specifico anche subito che sono partner di Trade Republic e sono la piattaforma che ho sempre utilizzato principalmente per quello che riguarda il mercato azionario, il mercato obbligazionario. Però ricordo che Trade Republic dà anche la possibilità di acquistare cripto e non solamente azioni, obbligazioni e vari strumenti finanziari dei mercati tradizionali. Infatti hanno ottenuto la licenza bancaria qualche giorno fa, il 6 di dicembre, ed è l'unica banca che consente di acquistare cripto reali e quindi non ETP, ETN, eccetera eccetera. Di conseguenza, in un periodo come quello precedente in cui abbiamo visto degli exchange, FTX tra tutti, che hanno fatto sudare purtroppo molti speculatori, ecco, avere la possibilità di affidarsi ad una piattaforma completamente regolamentata è sicuramente un qualcosa di interessante. Di conseguenza su Trade Republic si possono acquistare sia azioni sia obbligazioni, ma anche cripto, e quindi se uno volesse sia investire per esempio nell'azionario, ETF eccetera, sia speculare
sulle cripto e fare tutto da un'unica piattaforma, così da agevolare anche il resoconto fiscale perché è fatto su un'unica piattaforma, perché ricordo che Trade Republic appunto alla fine dell'anno ci dà anche un resoconto fiscale completamente gratuito. Ecco, in questo modo il tutto diventa effettivamente molto semplice. Le commissioni come per azionario obbligazionario sono sempre di 1 euro e l'acquisto è molto semplice. Infatti, se entriamo sulla piattaforma di Trade Republic, che cosa notiamo? Notiamo che come per azioni e obbligazioni basta andare direttamente nella sezione in cui vogliamo comprare determinato asset, in questo caso abbiamo scelto appunto il discorso delle cripto, e come possiamo notare c'è tutta una serie di cripto, tra cui tra l'altro qui vedo anche FetAI, che è una delle cripto di intelligenza artificiale di cui ho parlato nei miei video precedenti, e molto semplicemente uno può decidere di comprare. Quindi come possiamo notare il tutto è molto semplice. Chiudo ricordando il discorso della liquidità, quindi depositando sulla piattaforma ricevo un 4% di interesse annuo. Lascio come al solito il link del video tutorial completo che ho fatto personalmente e ovviamente il link di Trade Republic. Ora però direi che è arrivato il momento di parlare dell'evento che potrebbe impattare in maniera un po' più prevedibile i mercati. E come dicevo, qui il discorso diventa un po' più complicato, quindi parliamo del taglio, dell'abbassamento dei tassi di interesse. E ovviamente anche in questo caso andiamo innanzitutto a guardare un paio di dati passati per cercare di capire poi se potrebbe anche questa volta concretizzarsi un qualcosa di simile oppure se ci sono degli altri fattori a tenere in considerazione. E quindi i dati passati che cosa ci dicono? Ci dicono che storicamente 9 volte su 10, quando la Federal Reserve ha iniziato a tagliare i tassi di interesse dopo un periodo di innalzamento dei tassi, i mercati appunto 9 volte su 10 hanno subito una correzione, una discesa. Sarà così anche questa volta? Bene, dipende, perché ci sono anche delle variabili. Innanzitutto, tutta la liquidità che è stata immessa nei mercati nel 2020 e nel 2021 potrebbe impattare quello che potrebbe succedere. Inoltre, secondo le ultime notizie, la Fed inizierà a tagliare i tassi già da marzo 2024, quindi tra qualche mese. Si parla di un meno 0,25 punti in percentuale. Quindi prima di addentrarmi ancora più nello specifico e andare a vedere anche dei casi passati, dico subito, per semplificare il discorso, che se i tassi dovessero essere abbassati lentamente, personalmente non necessariamente mi aspetto una rapida correzione. Quindi se i tassi dovessero essere abbassati di uno 0,25 punti, poi dopo altri 3 mesi di altri 0,25 punti e così via, a quel punto non mi aspetto necessariamente una correzione causata appunto dall'abbassamento dei tassi. Se invece i tassi dovessero essere abbassati velocemente, aggressivamente, quindi di un punto in percentuale ogni mese o comunque un qualcosa del genere, quindi molto più aggressivo, a quel punto invece le probabilità di una correzione salirebbero, e anche di parecchio, perché ricordo che per molti l'abbassamento dei tassi può sembrare un evento bullish, ma in realtà di solito quando la Fed abbassa i tassi di interesse è perché qualcosa si è rotto nell'economia, quindi in realtà non è un evento propriamente bullish. Questo è il motivo per cui, dati alla mano, storicamente quando la Fed abbassa i tassi i mercati tendono a correggersi. Però appunto in questo momento la maggior parte di economisti e analisti parlano di un soft landing. Siamo su un 74-75% di analisti si aspettano un soft landing, quindi si aspettano che non ci sarà necessariamente un crollo, una correzione dei mercati. Probabilmente perché in questo momento vedono l'approccio della Fed con il discorso dei tassi molto cauto, quindi un abbassamento molto lento. E questo ottimismo, o per meglio dire anche questo ottimismo, ha spinto i mercati a salire molto velocemente nell'ultimo periodo. Chi mi segue sa molto bene che a inizio ottobre ho detto chiaramente che mi aspettavo che i mercati avrebbero raggiunto un bottom prima della fine di ottobre, che avremmo visto un rally dei mercati da qui alla fine dell'anno e potenzialmente anche agli inizi dell'anno prossimo. Effettivamente così è stato, e in questo momento non sono particolarmente preoccupato per i mercati, anzi sono molto bullish su alcuni settori. Chi mi segue sa molto bene quanto io sia bullish sul settore dell'intelligenza artificiale, sia per quanto riguarda l'azionario ma anche e soprattutto per quanto riguarda le cripto. Però come spesso mi piace fare, andiamo a vedere un paio di dati passati, e quindi vediamo quello che è successo tra il 2006 e il 2008 circa. Quindi a dicembre 2006 la maggior parte degli analisti si aspettava un soft landing, questo per l'anno successivo, quindi per il 2007, una crescita del prodotto interno lordo del 2,5-3%. E perché anche in quegli anni si parlava di soft landing, hard landing eccetera? Bene, perché anche in quegli anni, come nell'ultimo periodo, con la differenza che in quegli anni i tassi furono alzati, quindi tra il 2004 e il 2006, furono alzati da un 2 a un 5% nell'arco di 2 anni e mezzo, mentre questa volta sono stati alzati in poco più di un anno da uno 0 a uno 5. E si possono trovare diversi articoli online di Jeanette Yellen che parlava di un soft landing, ma
Diciamo anche che non mi stupisco di queste affermazioni, perché giustamente chi è al capo di una banca centrale non può mettere nel panico investitori, peggiorare anche eventualmente le cose a livello economico. Però appunto in quegli anni, come dicevo, si parlava di soft landing nonostante l'innalzamento dei tassi, però poi sappiamo bene quello che è successo, c'è stato un bel hard landing. Detto questo però andiamo a vedere un altro dato interessante ricollegato sempre a quel periodo. E quindi nel 2006 c'è stato l'ultimo aumento dei tassi a giugno, quindi giugno 2006. E se andiamo a dare un'occhiata siamo entrati in recessione a settembre 2007, quindi è passato un anno e quattro mesi da quando ci fu l'ultimo aumento dei tassi interesse a quando siamo poi effettivamente entrati in recessione. Quindi se non ricordo male quest'anno l'ultimo aumento dei tassi è stato, dovrebbe essere stato a marzo, aprile, non mi ricordo, forse marzo 2023. Quindi questo significa che se anche poi dovessimo effettivamente vedere una correzione o il cosiddetto hard landing, non necessariamente è un qualcosa che succede nell'immediato, quando si stoppa l'innalzamento dei tassi. Ma come abbiamo visto in passato ci è voluto quasi un anno e mezzo prima di iniziare a entrare in recessione e vedere poi successivamente una correzione sostanziale del mercato. Aggiungendo anche il fatto che la Fed, come detto, ha intenzione di iniziare a tagliare i tassi, ma di farlo molto lentamente, ecco, questo è un altro punto che mi fa pensare che sì, la correzione potremmo vederla come è stato molte volte in passato, ma non mi stupirei di vederla a fine 2024 a 2025 inoltrato. Ovviamente ragazzi stiamo speculando su dati, su avvenimenti passati, perché nessuno ha la certezza di niente, però questo per dire che comunque nonostante questa sia la situazione con il discorso dei tassi di interesse, questi siano i dati passati, soprattutto per quello che riguarda la prima parte del 2024, rimango bullish. Questo, attenzione, non significa che non potremmo vedere delle correzioni sui mercati e anche soprattutto sulle cripto. Sarà un periodo in cui sarò più focalizzato nell'accumulare in caso di correzione. Quindi per fare un veloce recap, gli eventi importanti a cui prestare attenzione nel prossimo periodo sono la potenziale approvazione dell'ETF di BlackRock, e anche se dovessimo vedere una correzione alla fuoriuscita della notizia, sarà per me questo un modo per accumulare. L'altro evento è l'halving di Bitcoin, e anche in questo caso se dovessimo vedere una correzione, anche questo sarà un momento per continuare ad accumulare, che cosa? Come al solito cripto, principalmente nel settore dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda invece il discorso dei tassi interesse, come abbiamo visto, secondo analisti, CME Group, eccetera, si inizierà a tagliare i tassi già da marzo, e storicamente abbiamo visto che quando i tassi vengono tagliati il mercato subisce una correzione, ma il fatto che i tassi probabilmente, almeno questo sembra ad oggi, saranno tagliati molto lentamente, ecco, questo mi fa essere cauto, ma non necessariamente bearish. Se i tagli invece dovessero essere poi tagliati velocemente, o per meglio dire quando i tassi saranno tagliati più velocemente, impossibile dire quando, se alla fine 2024, 2025 inoltrato, a quel punto significa che qualcosa probabilmente si è rotto nell'economia e il mercato potrebbe tornare bearish, almeno per un periodo di tempo, prima di vedere un nuovo bull market. Di conseguenza, per quella che è la mia strategia, nel prossimo periodo vedremo sicuramente delle correzioni, ma le correzioni saranno un'opportunità per quella che è la mia strategia di accumulare. Ovviamente chi mi segue sa molto bene che cosa accumulerò. Ricordo ancora una volta che trovate il link sotto in descrizione di Trade Republic, e direi che arrivati a questo punto, ragazzi, se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Direi che anche per oggi è tutto, noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video.